79 mezzi delle forze dell'ordine e numerose pattuglie appiedate per controllare il territorio e i suoi obiettivi sensibili. È quanto messo in campo questo weekend dalla Prefettura di Prato in accordo con la Questura e i comandi delle forze dell'ordine per fronteggiare l'emergenza terrorismo dopo i tragici attentati di Parigi di venerdì notte. Già poche ore dopo l'allarme è stato disposto un massiccio potenziamento dei servizi di controllo con un'attenzione particolare per i principali luoghi di aggregazione diventati ora il bersaglio preferito dei terroristi. L'innalzamento del livello di sicurezza ha fatto scattare anche numerosi posti di blocco nei punti sensibili della città, centro storico, caselle autostradali e lungo le principali arterie di comunicazione. Stamani in prefettura si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per aggiornare l'elenco dei cosiddetti obiettivi sensibili in base alle direttive appena emanate dal Ministero dell'Interno e in relazione alla specificità del territorio. Aggiornata anche la pianificazione antiterrorismo che coinvolge anche le pattuglie dell'esercito in missione a Prato dallo scorso mese di gennaio.